Buonasera a tutti, siamo qua al Pala Madiba, si gioca la quarta giornata del girone di play-out del campionato di Serie A di pallamano. Panterai Modena affronta Romagna Handball, è la partita della verità. Romagna si trova a 0 punti nel girone di play-out, noi siamo a 2 punti, vincendo questa sera sicuramente, andando a 4 punti è una partita dalla fine del girone, saremo salvi e accederemo alla fase successiva per la definizione del roster di partenza della Serie A dell'anno prossimo. Comunque potremmo dire di esserci salvati rispetto alla classifica di com'è in questo momento. Nel caso invece di sconfitta, con tutta probabilità, visto anche che giocheremo a Carpi, una partita molto difficile la prossima, saremo costretti a retrocessione. Quindi ci troviamo di fronte a un in-out. Speriamo che la nostra squadra sia all'altezza della situazione. In Romagna sicuramente è una squadra rinnovata completamente rispetto a quelle che sono state le ambizioni degli ultimi anni, che l'avevano vista anche arrivare alle semifinali scudetto. Adesso è una squadra giovane composta da molti giovani e da qualche giocatore di esperienza. Comunque in ogni caso è una squadra sempre da prendere con le molle, che noi abbiamo affrontato nel girone regular season vincendo bene in casa e perdendo di 3 in quella di Imola. Quindi è sicuramente una squadra che ha anche fatto dei risultati a sorpresa, esempio il pareggio in casa del Colonia, l'ultima giornata della regular season, e quindi è una squadra da prendere con le molle. Vedremo i nostri ragazzi come si comportano in questo momento, come la partenza ci troverà, come sarà la partenza. Speriamo che non sia come nelle ultime partite, anche se sicuramente non ci troviamo di fronte a una squadra come l'ultima che abbiamo affrontato, il Lions Teramo, che era attrezzata sicuramente per un altro tipo di campionato e non per un girone di play-out. In ogni caso adesso le due squadre sono agli ordini degli allenatori, coach Gabri e coach Tassinari, stanno facendo il saluto e si presentano in campo. Vediamo le formazioni con cui si presentano in campo. In Romagna sicuramente in porta avrà Martelli, numero 30, portiere giovane di grandi speranze. Noi ci presentiamo in porta con Bonaccini, Bortolotti, poi abbiamo il numero 23 Mezzetti, abbiamo 18 Iaolari, numero 2 Boni, numero 9 Rolli e numero 10 Pieracci. Speriamo nel nostro numero 10 Pieracci in ritorno, un uomo d'esperienza, con tutta la sua esperienza possa esserci utile in una partita di questo tipo. Ci sarà un minuto di silenzio per onorare la memoria del dirigente Vignali, scomparso in settimana. L'arbitro fischia. I nostri avversari si presentano con la seguente formazione: alla sinistra numero 9 Andalò, Ernesto, terzino sinistro numero 8 Chiarini, centrale numero 12 Tassinari Fabrizio, in porta come abbiamo detto Martelli, pivot numero 11 Bosi Michele, Folli all'ala destra col numero 6, numero 15 su terzino destro Rotaro Alexander. La formazione con cui si presenta Romagna è quella, direi, loro titolare. Adesso vediamo Rotaro con la palla per il numero 8 Chiarini, Folli, Chiarini, Rotaro viene contrastato da Iaolari, Tassinari con la palla per Chiarini che prova a entrare per tirare, servito numero 11 Bosi,
Ecco, Chiarini, Tassinari, para Bonaccini, palla per i gialli. Pieracci per Stefano Rolli per Luca Mezzetti. Gigi Pieracci con la palla. Naturalmente noi, come solito, dobbiamo difendere bene. Non l'abbiamo fatto male negli ultimi, anche nell'ultima partita, perché poi alla fine abbiamo preso 23 gol, che contro una squadra come il Teramo non sono tantissimi. E quello che naturalmente dobbiamo migliorare è l'attacco. Ecco Gigi Pieracci con la palla, viene fermato in sette. Palla sempre per i gialli, palla per Elvis Giaollari. Gigi Pieracci, naturalmente ribadiamo l'esperienza di Gigi, sarà fondamentale per portare a casa questo risultato. Stefano Rolli per Luca Mezzetti, Luca Bortolotti. La difesa, naturalmente, la difesa. Ecco palla per Giacomo Boni, che purtroppo pesta nell'andare a prendere il pallone, che era stato ribattuto dalla difesa del Romagna. Il Romagna si presenta sempre con una 6-0, tutti i nostri avversari si presentano con questo tipo di difesa, non avendo Modena dei tiratori da fuori fortissimi. Comunque vediamo come procede la partita. Il tiro, purtroppo siamo stati un po' sfortunati, perché la ribattuta è stata un po' corta, se no Giacomo avrebbe comunque messo la palla per terra. Rubata la palla da ottima palla presa da Gigi Pieracci. Purtroppo sprechiamo un contropiede con Luca Mezzetti. Sono sempre questi palloni quelli che dobbiamo evitare di buttare via, queste cose che Folli invece non riesce, Bonaccini non riesce a fermarlo, si trova davanti a Folli. 1-0 per il Romagna. Gigi Pieracci per Stefano Rolli, Stefano Rolli per Luca Bortolotti, Bortolotti per Rolli, Rolli per Pieracci, Stefano Rolli, Luigi Pieracci, Luca Mezzetti, viene fermato con una spinta da Rotaro. 7, sempre palla nostra, giusta la decisione degli arbitri. Gigi Pieracci prova ad entrare, prova a tirare, Martelli riesce a ribattere. Chiarini sempre dall'ala per il numero 9 Andalo Ernesto. Tassinari, Chiarini per il numero 15 Rotaro per Tassinari, Rotaro, Bonaccini para, Mezzetta, Boni finalmente dall'ala, Boni riesce a inquadrare il palo giusto e porta la formazione in parità, il punteggio in parità, 1-1. Chiarini per Tassinari, Chiarini viene fermato da Gigi Pieracci, ottimo intervento in difesa del nostro uomo d'esperienza. Bosi, Chiarini per Tassinari per Rotaro, Folli per Andalo, Tassinari, Andalo, tiro, parata di Bonaccini. Mezzetti per Gigi Pieracci, grandissimo gol di Gigi Pieracci, finalmente ottimo gol di Gigi Pieracci, che riesce a trafiggere Martelli sulla sua sinistra con la palla alta, ci portiamo in vantaggio. Rotaro per Tassinari, Chiarini, Tassinari, Rotaro, Folli è sempre un giocatore, non dobbiamo lasciarlo uno contro uno, dalla sua esperienza sicuramente è difficile da tenere, da marcare, da parare questi tiri, bisogna che cerchiamo di limitare l'arrivo di questi palloni. Naturalmente si tratta di un giocatore d'esperienza, quindi non avrà sicuramente tutti i 60 minuti nelle gambe, però i due gol fatti dai nostri avversari ha già fatti lui. Stefano Rolli prova ad entrare, viene fermato dal numero 8 Chiarini, la palla rimane in mano giallo-blu. Mezzetti per Gigi
Gigi Pieracci che prova a servire, ottimo, no, ottimo, ottimo intervento di Gigi Pieracci che aveva posto rimedio all'errore fatto nel servizio verso Elvis Giaollari. Sinceramente il fischio dell'arbitro è stato un pochino severo. Comunque Tassinari, palla per il numero 15, Rotaru, Chiarini, Tassinari, Chiarini, Bosi, Tassinari viene fermato da Elvis e Ollari, Bosi, Chiarini, Tassinari, Rotaru sempre per Folli, Rotaru, contropiede, ottimo servizio, gol di Boni. E sono questi, è questo il gioco che dobbiamo fare sicuramente. L'anno scorso in A2 questo è il gioco che ci ha portato meglio, e se riusciamo a servire Giacomo in contropiede, Giacomo Boni, sicuramente possiamo essere letali per una squadra come Romai, che non ha dei grandissimi corridori soprattutto in determinati ruoli, quindi possiamo sicuramente fare male. Comunque già doppiette Giacomo Boni, questa non può essere che una buona notizia. Presa di nuovo la palla Bortolotti, ottima parata di Martelli che questa volta riesce a fermare Bortolotti con un ottimo intervento. Però stavolta abbiamo rubato una bella palla, vediamo che oggi sembriamo comunque essere partiti con la verve giusta anche nella fase dell'attacco. Luca Mezzetti per Gigi Pieracci, ottimo intervento, bella parata sicuramente di Martelli che riesce a fermare il tiro di Gigi Pieracci. Chiarini, Pieracci, ottimo intervento di Pieracci su Chiarini. Naturalmente la presenza in campo di Gigi Pieracci nella fase difensiva si fa sentire molto, ed è molto importante che in questa partita, che come ribadiamo, come ripetiamo, è decisiva per la salvezza. Tassinari, Chiarini serve Andalò che riesce a trafiggere Bonaccini, Mezzetti, Elvis Giaollari, tre pari, ok. Luca Mezzetti per Stefano Rolli, la partita è naturalmente ancora una fase di studio. Luca Mezzetti, Stefano Boni, viene persa una palla stupidamente dai gialli, bisogna stare attenti a non perdere queste palle in attacco. Rotaru, Chiarini, Tassinari, Chiarini, Bonaccini prende la palla, purtroppo viene sbagliato il lancio da parte di Bonaccini. Stefano Folli sbaglia il pallonetto, palla ancora dei gialli, forza ragazzi, non sbagliamo quei palloni. Ottimo servizio di Gigi Pieracci per Giaollari, però che non riesce a inquadrare la porta, solo davanti al portiere. Bonaccini para il tiro di Bosi e siamo sempre sul tre pari. Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci capitano. Abbiamo fatto due errori, uno su un tiro e l'altro una palla regalata, persa. Luca Mezzetti, ottimo, sbaglia il pallonetto Giacomo Boni, rimaniamo sul tre pari. Ci eravamo ingannati, da qua sembrava che la palla fosse entrata. Una ottima affluenza di pubblico anche questa sera, il nostro pubblico, la Torcida, non ci abbandona mica, siamo sempre comunque come presenze in positivo, la pallamano è comunque stata seguita al di là dell'andamento del campionato. Entra il numero 15, riesce a entrare, si trova davanti a Bonaccini, Rotaru e porta sul 4-3. La formazione romagnola, Gigi Pieracci, Luca Mezzetti, Stefano Rolli,
Luca Mezzetti, Giacomo Buoni, Gigi Pieracci, Stefano Rolli, Gigi Pieracci, Stefano Rolli, Luca Mezzetti, prova ad entrare, viene fermato dal numero 8 Ortaru. Gigi Pieracci, però Martelli riesce a fermare il tiro di Pieracci. Stefano Mezzetti interviene scompostamente su Folli, viene fermato, viene fischiato, 7. Palla per i Romagna, vediamo chi si presenta dai 7 metri contro Bonaccini, Folli contro Bonaccini, vediamo, 20 anni di differenza sicuramente di esperienza. Folli riesce a siglare il rigore. Gigi Pieracci, Stefano Rolli, Gigi Pieracci, Pieracci, Rolli, Mezzetti, Pieracci, ecco Rolli, palla per Luca Bortolotti, viene Elvis Giaullari, pesta la riga, Tassinari, palla sbagliata, viene fermato da Chiarini, Boni. C'è stato un tentativo di contropiede un po' troppo velleitario da parte di Bonaccini. Tassinari porta sul 6-3 la formazione romagnola. Non ci siamo. Non riusciamo mica a sfruttare le occasioni che abbiamo, non c'è niente da fare. Mister Sgarbi chiama il tempo. Purtroppo abbiamo sbagliato, abbiamo avuto varie occasioni, attacco per poter, come solito, portarci in vantaggio. Non li abbiamo sfruttate, errori sia dal tiro che palle perse. In Romagna ci ha punito, soprattutto nella seconda fase, ha dimostrato di essere più veloce di noi, per portare avanti i palloni. Adesso vediamo un attimo come si mette la partita. 6-3 sicuramente sono alla nostra portata questi avversari. Dobbiamo fare quello sforzo in più per essere più precisi nella fase, quando abbiamo le occasioni di sfruttarle. Le occasioni le abbiamo avute in questa prima fase di primo tempo e abbiamo sbagliato come solito troppo in attacco, ed è la differenza è sicuramente lì in questo momento. Come gol ne abbiamo presi 6 al 12esimo, ci sta, con una squadra comunque che di gol ne ha fatti con tutti, quindi bisogna cercare di evitare di perseverare negli errori. Comunque 6-3 per il Romagna, palla per Iaollari, Stefano Rolli, Gigi Pieracci, palla per Gigi Pieracci, Pieracci per Filippo Barbieri che è entrato al posto di Luca Mezzetti. Luca Bortolotti, Stefano Rolli, Filippo Barbieri, Gigi Pieracci per Stefano Rolli, Filippo Barbieri, viene fischiato sfondo a Gigi Pieracci, palla per sempre per il Romagna, Tassinari, niente, loro sono più veloci, c'è poco da fare. Sbaglio, errore da parte di Andalò, per fortuna, brutto errore anche da parte loro, ci regalano la palla, erano solo davanti al portiere, vediamo, dobbiamo approfittare anche di questi errori fatti loro. Filippo Barbieri, Luigi Pieracci, entra il giovane panettiere al posto di Stefano Rolli, vediamo se forze fresche ci portano ad essere un pochino più dinamici nella fase di attacco, cosa che un po' ci manca, e i nostri avversari soprattutto in seconda fase dimostrano di essere un po' più veloci. Gigi Pieracci, Filippo Barbieri, bellissimo gol di Filippo Barbieri che trafigge Martelli, 6-4. Palla per Dal Fiume, palla Rotaru, Tassinari, Chiarini, Tassinari.
Rotaru, Chiarini, Tassinari, Rotaru, Tassinari, dal fiume, Chiarini, Chiarini, Giacomo Boni, scusate, Flavio Bonaccini para la palla di Chiarini e rigiochiamo l'azione noi. Panettieri, Panettieri per Filippo Barbieri, Panettieri, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri, Panettieri, Gigi Pieracci, Panettieri per Filippo Barbieri, Gigi Pieracci, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri. Il Modena sta cercando di provare un varco, Panettieri, Panettieri per Gigi Pieracci. Ed ecco, Panettieri prova, prova a, a saltare il numero 9, Andalo, ma non riesce a, a passarlo, lo ferma. 7 per il, 9 per il Modena, siamo sempre in attacco noi comunque. Filippo Barbieri, Filippo Barbieri per Luca Bortolotti. Luca Bortolotti si fa parare il tiro da Martelli, Martelli per Tassinari, Tassinari, Chiarini. Di nuovo errore da parte del, del Romagna. Due palle regalate, le prendiamo volentieri. Numero 10, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri che gli viene fischiato sfondo. Palla per Chiarini, palla per Chiarini, Rotaru, Rotaru per il numero 12, Tassinari. Folli scende e sale il numero, no, numero Golini. Scusate, il numero 9, il numero 19, Minocchieri. Tassinari, Chiarini, Tassinari. Tassinari viene marcato, viene fermato da, da Gigi Pieracci, Tassinari, Chiarini, Tassinari, Chiarini. Minocche, beh, ottima palla rubata a Gigi Pieracci, ci portiamo in contropiedi. Gigi Pieracci riesce finalmente a trafiggere Martelli. Sono velocissimi in seconda fase i nostri, nostri avversari che però sbagliano. 6-5. 6-5, abbiamo la possibilità di giocarci la palla del pareggio dopo che eravamo sotto 6-3. Filippo Barbieri, Giacomo Boni, Filippo Barbieri, Francesco Panettieri per Gigi Pieracci, Luca Bortolotti, Francesco Panettieri, Francesco Panettieri, Luigi Pieracci, Luigi Pieracci, ottimo tiro di Luigi Pieracci che finta di andare a sinistra, inganna Rotaru e trafigge Martelli sulla sua, finge di andare a destra, trafigge Martelli sulla sua sinistra. Sei pari, abbiamo pareggiato il punteggio. Dopo essere stati 6-3, ottima reazione, questo è importante perché dopo vari errori fatti in attacco abbiamo comunque dimostrato la testa di esserci. Chiarini, naturalmente ci troviamo di fronte a una squadra che non è a livello del Teramo della settimana scorsa, hanno perso due palloni che ci hanno aiutato nella rimonta, però tant'è, quindi continuiamo in questo modo. Ottima palla da, per, da parte di Rotaru per il numero 9, Andalo. In posizione di pivot, viene però fermato in modo corretto, giudicato scorretto però non da due minuti da parte di Filippo Barbieri e quindi la palla rimane. Ottimo, ottimo intervento da parte di Iaolari, vediamo cosa decide l'arbitro. Vengono fiscati due minuti a Iaolari, sinceramente non riusciamo a capire, era in anticipo nettamente. Solo la differenza è stato il gap fisico, ma il nostro giocatore era rispetto al numero 3 dal fiume in anticipo nettamente sul pallone, non si capisce quale sia stato il fischio dell'arbitro. Ci troviamo a giocare due minuti senza un uomo, con un uomo in meno, per una decisione francamente incomprensibile. Tassinari, Rotaru, Tassinari, Tassinari, Rotaru. Ottimo gol di Rotaru che approfitta della mancanza di un uomo in mezzo alla difesa dei gialli per sigare il settimo gol. Comunque Filippo Barbieri, Panettieri, Gigi Pieracci, Gigi Pieracci, Panettieri, Filippo Barbieri, è entrato Gennaro Di Matteo al posto di Giacomo Boni,
Francesco Panettieri, Gigi Pieracci, Nauro Di Matteo, Francesco Panettieri, Gigi Pieracci. Prova a servire Gennaro Di Matteo, viene fermato in modo scorretto da parte del numero 17 Gollini, che viene anche ammonito dall'arbitro. Comunque 9 per il Modena, sempre palla dei gialli. Panettieri, Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo per Filippo Barbieri, sempre Panettieri prova a insinuarsi nella difesa avversaria, non riesce, viene fermato, ma la palla rimane in mano giallo-blu. Gigi Pieracci viene fermato anche lui, modo giudicato scorretto dal numero 17, sempre dal Fiume. Palla sempre dei gialli. L'arbitro fa ripetere per la posizione sbagliata. Pieracci per Bortolotti per Panettieri. Panettieri riesce con la complicità di Martelli a siglare il settimo gol e a portarsi in parità. Positivo, perché siamo riusciti a fare gol con un uomo in meno. Siamo al 19-42, 7 pari. Tassinari per il numero 19 Minoccheri. Palla per il numero 15, che si trova solo davanti a Bonaccini e trafigge il portiere giallo-blu. Panettieri per Filippo Barbieri. Di Matteo, Filippo Barbieri, Panettieri, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri, Panettieri, Gigi Pieracci. Viene contrastato Bortolotti all'ultimo momento in posizione di pivot. Siamo di nuovo in 6, è rientrato Niccolò Dondi al posto di Iaolari. Niccolò è schierato come ala destra, Bortolotti ha preso il posto di Iaolari nel ruolo di pivot. Viene chiamato un tempo da parte della squadra della Romagnola. Vediamo un attimo come organizza il mister Tassinari questo attacco dei suoi ragazzi. Siamo 8-7 per il Romagna. La partita, lo sapevamo, è una partita nervosa, una partita che si gioca sia sugli errori sia errori e difese più che sulle grandi giocate. Abbiamo visto qualche errore, palla persa sia da una parte che dall'altra. In ogni caso è tutto ancora in gioco, la nostra squadra deve cercare di rimanere compatta in difesa come fino adesso è stata, perché siamo al 20esimo, 8 gol presi, siamo nella media, e come solito deve cercare di evitare gli errori in attacco e soprattutto le palle perse. Ne abbiamo perse meno rispetto alla partita di sabato scorso, naturalmente ribadiamo che gli avversari comunque sono diversi, però i palloni persi sono stati meno. Vediamo un attimo come viene portata avanti l'azione d'attacco dalla squadra romagnola. La palla rimane nelle mani del numero 10 Panetti Simone, subentrato da poco, anzi no, è dal Fiume che serve Tassinari sicuramente. Vediamo, l'arbitro ha qualcosa da dire a giudice di sedia. Si parte Tassinari per il numero 24 Boukiris, mister coach Tassinari fa ruotare tutti i suoi giocatori. Boukiris ha perso la palla è presa da Gennaro Di Matteo. Ci attacchiamo per il pareggio. Ottimo intervento di Gennaro Di Matteo in difesa. Vediamo Gennaro Di Matteo che prova ad entrare. Gigi Pieracci che funge sempre al ruolo di centrale, è lui che dà i tempi del gioco alla squadra modenese. Filippo Barbieri, Francesco Panettieri riesce ad entrare, viene fischiato un attimo prima il fallo di 7 a Francesco Panettieri. Gigi Pieracci, ecco Panettieri con Filippo Barbieri, Panettieri, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri viene contrastati regolarmente dalla coppia dal tiro di Gigi Pieracci, però il portiere Martelli interviene bene sulla palla, indovina l'angolo del tiro, viene servito
palla modenese, perché il pivot numero 3 dal Fiume in posizione di pivot perde la palla. Francesco Panettieri, finalmente vediamo il nostro ragazzino entrare e saltare l'uomo e trafiggere Martelli. È questo modo che dobbiamo fare, dinamicità, è la dinamicità che ci è mancata negli ultimi tempi, e la possibilità ce l'abbiamo. Se riusciamo a trafiggere, a giocare con questa velocità, sicuramente diventiamo molto più imprevedibili e difficili da marcare. Rotaru, Tassinari per il numero 15, per il numero 15 Rotaru, Tassinari. Ecco Minocchi che si porta in posizione di pivot insieme dal Fiume. Ecco Rotaru serve il numero 10. Andalò, Tassinari prova a entrare, Panettieri riesce a fermarlo. La nostra torcida è sempre carica al punto giusto, dal Fiume. Rotaru viene fermato da una murata di Gigi Pieracci. 8 pari, andiamo all'attacco per portarci in avanti. Viene fermato Panettieri, aveva dribblato, viene fermato in modo scorretto. Finalmente anche noi usufruiamo di un tiro dai 7 metri. Vediamo Filippo Barbieri che si presenta davanti a Martelli. Vediamo come il nostro terzino conclude il rigore. 8 pari, 23-30. Purtroppo viene sbagliato il rigore. Martelli para il rigore. Chiarini, Tassinari, Rotaru. Tassinari, Chiarini, Rotaru, fanno girare la palla per Tassinari, sempre Chiarini, palla Bonaccini, palla sempre, però viene fischiato 7, palla sempre per Dal Fiume per Chiarini per Rotaru. Chiarini in posizione centrale, numero 3 dal Fiume, esce dalla ruola di pivot, Tassinari, parata di ottimo intervento di Bonaccini. Ottimo intervento di Bonaccini. Tassinari, la palla viene concessa a Romagna, non sappiamo bene perché, comunque non ci sembravano ci fossero gli estremi per la palla ai Romani per il 9. Comunque Tassinari per Rotaru per Minocchi, Tassinari, Chiarini per il numero 10, per il Panetti per cerca il tiro all'ala, palla alta per Chiarini per Rotaru, passivo Chiarini, parata di Bonaccini sulla palla all'incrocio, ottimo intervento di Bonaccini. Panettieri sulla palla, Panettieri per Gennaro Di Matteo, viene fischiato fallo, 2 minuti e riprendiamo a nostra, abbiamo di nuovo a disposizione un rigore. 2 minuti fischiati a Tassinari per un intervento scomposto su Gennaro Di Matteo che stava per presentarsi al tiro di fronte a Martelli. Vediamo un attimo Gennaro Di Matteo di fronte a Martelli come va a finire questo tiro dai 7 metri. Punteggio di 8 pari, mancano 4 minuti e 54 secondi alla fine del primo tempo. Ecco Genna Di Matteo. Purtroppo anche questo rigore non lo sfruttiamo e sono già 2. Non c'è verso, non riusciamo mica a concludere un tiro da rigore. Tassinari, Chiarini, Rotaru, Folli, Chiarini viene fischiato 9, Bonaccini l'aveva comunque presa. Palla per il numero 10, Panetti per Tassinari per Rotaru, che prova ad insinuarsi, viene chiuso la difesa nella morsa tra Di Matteo e Panettieri.
Rotaru, Tassinari, passivo l'arbitro, i nostri avversari devono andare al tiro. Chiarini prova a tirare. Adesso devono tirare perché ormai quattro passaggi li hanno fatti. Parata di Bonaccini e viene fischiato di nuovo un fallo. Non riusciamo, per fortuna, non riusciamo a capire che fallo aveva fischiato al nostro giocatore. Comunque i nostri avversari sbagliano la palla. Martelli di nuovo riesce a fermare Bortolotti. Niente, non sfruttiamo le occasioni che abbiamo, due rigori e due palle davanti alla porta. Non dobbiamo, dobbiamo sfruttarle queste occasioni. Forza ragazzi, dobbiamo sfruttarle, non possiamo sempre concedere questi errori. Sfruttiamo Tassinari, Chiarini, Rotaru. Chiarini viene fermato da Bortolotti. Tassinari. Panetti, Tassinari, Chiarini, Tassinari. È fischiato fallo al numero 7, al numero 10 Gigi Pieracci sul numero 10. Panetti, Folli, Rotaru. Viene sbagliato, no, toccata la palla sempre dei nostri avversari, corner. Vediamo un attimo se fischia passivo l'arbitro. Chiarini per passivo, Chiarini, l'arbitro chiama passivo, Chiarini per Rotaru, Folli. Naturalmente i nostri avversari cercano la palla, di dare la palla al giocatore di esperienza, la buttano via. Palla per Niccolò Dondi, ottimo lancio di Bonaccini. E gol di Dondi, finalmente in contropiede riusciamo a siglare, ci portiamo sul 9-8 al 28 e 18 minuti. Palla per Rotaru per Folli, Folli per Panetti per Folli, Rotaru, Chiarini per il numero 3 dal fiume, Chiarini, Folli, Rotaru serve Chiarini che però butta via il pallone. Questi sono palloni buttati via. Era da servire il portiere in questo momento. Non possiamo sprecare questi palloni a un minuto dalla fine con l'azione che dobbiamo fare noi. Questa è la Serie A, bisogna che ce lo mettiamo in testa. Forza, Rotaru, Chiarini. La nostra torcida ci sostiene sempre in modo encomiabile. Folli, Chiarini. Bonaccini rallenta il gioco, Panettieri, Filippo Barbieri, Gigi Pieracci, Panettieri, Niccolò Dondi, Gigi Pieracci, Panettieri, prova a entrare, viene fermato fallosamente dal numero 8 Chiarini, palla rimane in mani modenesi, mancano 15 secondi alla fine del primo tempo, Panettieri. Gigi Pieracci, Panettieri per Gennaro Di Matteo viene fermato, palla sempre nostra, ormai è finito il tempo, c'è il tiro franco, vediamo, siamo sul 9-8, tiro franco, è finito il primo tempo, vediamo un attimo quello che riesce a fare il nostro Filippo, tiro fuori. 9-8 per i colori giallo-blu, vari errori sia da una parte che dall'altra. Sicuramente se riusciamo a essere più precisi sotto porta con questa squadra possiamo giocarcela fino alla fine e portare a casa l'ambito risultato. Vediamo come ci presentiamo nel secondo tempo. 9-8 per i colori giallo-blu, ci vediamo dopo. Eccoci qua per il secondo tempo tra Pantarei, Modena, Handball, Romagna. Il primo tempo è finito 9-8 per i colori giallo-blu. La partita è stata una partita nervosa, pochi gol, molti errori sia da una parte che dall'altra. Purtroppo per quanto riguarda Modena pesano due rigori sbagliati e
qualche errore con palla davanti al portiere, di palloni tirati fuori o comunque parati dal portiere, che rimane sempre un portiere di ottimo livello. Fatto sta che adesso ci approcciamo all'inizio del secondo tempo con un gol di vantaggio. Vediamo un attimo come partiamo. Ci presentiamo con Panettieri, Gigi Pieracci, Nicolò Dondi, Filippo Barbieri e Gennaro Di Matteo. Panettieri, Gigi Pieracci, Panettieri, Barbieri, Panettieri. Vediamo se il nostro Panettieri riesce a dare una sferza come velocità. Nicolò Dondi viene parato da Martelli. Il tiro di Nicolò Dondi. Chiarini per Tassinari per il numero 10, il numero 9. Che Chiarini tira, viene Bonaccini para, il numero 9 Andalò. La formazione del Romagna si presenta con lo stesso sestetto di prima. Gigi Pieracci riesce ad entrare, trova un pertugio tra il numero 8 Chiarini e il numero 9 Andalò e riesce a trafiggere Martelli. 10-8 per i colori giallo-blu. Tassinari per Rotaru. Tassinari, Chiarini, Tassinari, Rotaru. Tassinari, Rotaru, Tassinari per Andalò, Tassinari, Rotaru, Tassinari, palla per Dal Fiume che viene fermato da Gigi Pieracci. Dal Fiume per Tassinari, Rotaru, vediamo un attimo come si sviluppa l'azione. Tassinari, la nostra difesa si chiude bene, Rotaru prova ad entrare, viene fermato da Panettieri in 9, palla sempre per Chiarini. La difesa giallo-blu si sta comportando bene all'inizio di questo secondo tempo. Tassinari, Andalò per Tassinari, palla per Dal Fiume, viene fischiata però infrazione a Gigi Pieracci. Palla rimane sempre nelle mani delle romagnole. Tassinari è entrato, viene praticamente fermato da Nicolò, il numero 9 Andalò, la palla rimane giallo-blu. Ed ecco Filippo Barbieri, grandissimo gol di Filippo Barbieri che va a chiedere l'applauso alla curva. Finalmente un Filippo ottimo al tiro, finta al tiro sulla sinistra di Martelli, cambia all'ultimo momento il movimento della spalla e riesce a trafiggere Martelli sulla sua destra. Più 3 per i colori giallo-blu, siamo partiti bene in questo secondo tempo. Tassinari. Sbagliano i nostri avversari. Bonaccini con la palla in mano. Luigi Pieracci per Filippo Barbieri. Filippo Barbieri per Gennaro Di Matteo. Filippo Barbieri. Panettieri. Ottima palla per Bortolotti che però sbaglia il tiro da pivot. Numero 12 Tassinari. Palla di nuovo, errore di Tassinari. Palla, l'arbitro fa ribattere Bonaccini. Non dobbiamo sprecare questi attacchi, queste occasioni che ci troviamo in attacco con i palloni davanti al portiere. Facciamo parare il portiere, ma cerchiamo di inquadrare lo specchio della porta. Panettieri per Filippo Barbieri. Gigi Pieracci, incrocio con Panettieri, ottimo tiro, ma viene fermato, ahimè, dall'intervento di Chiarini all'ultimo momento. Chiarini va al tiro, ma viene fischiato prima del tiro l'intervento di Gigi Pieracci, provvidenziale, quindi la palla rimane in Romagna, ma il gol non è considerato tale. Numero 24, Borchiris è entrato per Tassinari. Entra Rotaru per Tassinari, Rotaru, ottimo intervento
Ottimo intervento di Filippo Barbieri in difesa sul numero 24 Bourcadis, ma la palla rimane del Romagnola. Rotaru, Tassinari, ecco Tassinari per Rotaru, Folli va al tiro e riesce a trafiggere Bonaccini. Niente da fare, l'esperienza, se lasciamo Folli da solo, il mancino è implacabile. Ecco Nicolò Dondi, Nicolò trafigge con un ottimo tiro, Lorenzo Martelli, Tassinari per Andalo, parata di Bonaccini che riesce a fermare il tiro di Andalo. Naturalmente Bonaccini riesce a stregare Andalo, non si trova di fronte un giocatore come Folli che se ha la palla da solo, un mancino in quella zona lì è naturalmente dall'alto della sua esperienza letale. In ogni caso siamo sempre più tre per i colori giallo-blu. Panettieri per Filippo Barbieri, Filippo Barbieri per Panettieri. Filippo Barbieri prova al tiro alla destra di Martelli, contropiede per Folli, fermato da Bortolotti, ottimo intervento difensivo di Bortolotti che riesce a contenere Folli e gli impedisce di andare al tiro. Tassinari per il numero 24 Bourcadis. Tassinari per Rotaru per Tassinari. Parata di Bonaccini che riesce a ribattere il tiro di Bourcadis che era riuscito a penetrare. Panettieri per Gigi Pieracci, tiro di sottomano di Filippo Barbieri, ma Martelli è molto attento e riesce a evitare il gol. Chiarini prova a velocizzare il gioco, a entrare, ma viene fermato bene da Dondi e Bortolotti. Bourcadis, Tassinari per Rotaru. Tassinari per il numero 3 dal fiume. Rotaru per Bourcadis. Pieracci riesce a intervenire. Ottimo impatto di Gigi Pieracci sulla partita. In difesa la sua presenza si fa sentire. E come? Ecco Rotaru. Tassinari, Bourcadis, Rotaru per Folli. Folli viene marcato bene da... Ottimo intervento di Panettieri che riesce ad evitare che la palla arrivi. Oh, è stato bravissimo Martelli questa volta. Gennaro Di Matera è riuscito a servire Nicolò, il quale però in salto riesce a indirizzare il tiro, però Martelli lo ferma bene. Palla sempre per i nostri avversari. Chiarini, Tassinari per Rotaru. Chiarini, Tassinari per Chiarini. Rotaru, palla per... Purtroppo il numero 7, la posta, riesce a trafiggere Bonaccini. 12-10. Ecco, Dondi per Pieracci. Boni per Di Matteo intanto. Francesco Panettieri, Gigi Pieracci, Nicolò Dondi. Gigi Pieracci, Francesco Panettieri, Filippo Barbieri, Giacomo Boni per Filippo Barbieri, scusate, per Francesco Panettieri per Gigi Pieracci va al tiro, Martelli recupera ma riesce comunque ad ottenere un 9, quindi la palla rimane giallo-blu. Filippo Barbieri, Gigi Pieracci, brutto errore di Gigi Pieracci, palla che viene presa dalla posta. Panetti, la posta per Bourcadis. Rotaru per Folli, Tassinari per Chiarini per Rotaru, Chiarini, Rotaru, Tassinari, Rotaru, palo da parte di Rotaru, Tassinari, Chiarini, Tassinari, ottimo tiro di Tassinari,
che riesce a insinuarsi, 12-11. Entra Gennaro Di Felice al posto di Gigi Pieracci, Nicola Dondi, Gennaro De Felice, Francesco Panettieri, Filippo Barbieri, Francesco Panettieri viene fermato in modo irregolare, poteva lasciare andare l'abito e assegnarci il gol. Comunque palla ancora dei colori giallo-blu, la palla ancora nostra, Luca Bortolotti, Filippo Barbieri, cerca di insinuarsi, palla per Giacomo Boni, per Francesco, palla perfetta, ma non riusciamo mica a trafiggere Martelli fino adesso è stato per adesso molto, molto efficace. Rolli, Folli viene fermato, però viene fermato in modo irregolare da Boni. Rigore per quanto riguarda i colori, sì, rigore per i colori romagnoli. Folli contro Bonaccini, i nostri avversari hanno la palla del pareggio, Folli trafigge Bonaccini, 12 pari, palla Gennaro De Felice, mister Sgarbi chiama il tempo. Purtroppo abbiamo sprecato i 3 gol di vantaggio che ci eravamo procurati con l'ottimo inizio del secondo tempo. Siamo 12 pari all'11-23, naturalmente non è perso niente, ma abbiamo rimesso i nostri avversari in partita. Dobbiamo cercare di evitare come sempre gli errori in attacco. Per adesso è stato autore di buoni interventi anche il portiere avversario, naturalmente, però bisogna che cerchiamo di trovare quella verve tra la fine del secondo e il primo tempo e l'inizio del secondo tempo che ci ha permesso di creare quel piccolo gap. 12 pari, 11 minuti e 23 secondi, è una partita sicuramente in cui i nostri avversari non ci regaleranno niente, anche se comunque anche loro stanno giocando con diversi errori e saranno qua fino alla fine, quindi se vogliamo conquistarci questa salvezza sul campo per poi approdare alla fase successiva in cui affronteremo le squadre degli altri gironi per vedere di completare appunto lo schieramento per il prossimo anno della Serie A e della Serie 2, dicevamo, se ci vogliamo meritare questo bisogna che adesso tiriamo fuori quello che abbiamo in questo momento o mai più. Panettieri per Gennaro Di Matteo, scusate, Gennaro De Felice, Panettieri, Filippo Barbieri, Gennaro De Felice, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri per Gennaro De Felice, Nicolò Dondi per Panettieri, Gennaro De Felice, Panettieri sbaglia la porta e non riesce a inquadrarla. È un momento che in attacco non riusciamo a segnare, i nostri avversari invece sembrano un pochino più. Rotaru per Chiarini per Tassinari per Folli, Chiarini viene fermato in maniera regolare, comunque in modo giusto, da Gennaro De Felice che impedisce di arrivare il tiro in modo pulito. Tassinari per Chiarini. Chiarini per Rotaro, Chiarini, numero 3 dal fiume, Tassinari, parata di Bonaccini e di nuovo viene fischiato rigore, basta, non si può, ma non si capisce per quale motivo fischiare rigore in questo momento. Comunque viene Jack Resci al posto di Bonaccini, vediamo se Jack riesce a fermare il tiro di Folli che si trova di ecco Jack Resci contro Folli, vediamo un attimo, tiro di Folli, palla sicuramente a fil di palo, era imprendibile da parte per il nostro portiere. 13-12, dobbiamo riprendere a segnare in attacco, sono 5 minuti che non facciamo gol,
Giacomo Boni, Filippo Barbieri, Filippo Dondi, Gennaro De Felice, Francesco Panettieri, Francesco Panettiere, Gennaro De Felice, viene fermato dal numero 25, Panettieri per Gennaro De Felice, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, Felice, viene di nuovo fermato al tiro, gol di Filippo Barbieri, ottimo, Kerry. 2 minuti e 7 alla posta, finalmente una bella azione da parte di Filippo Barbieri che riesce con una finta a eludere il giocatore avversario, la posta, il quale che si vede costretto a fare fallo e il nostro Filippo a trafiggere martelli. Adesso giochiamo 2 minuti con l'uomo in più, vediamo di sfruttare questo momento, la palla è per Dalfiume, c'è un attimo un conciliabolo tra arbitri e giudice di sedia. Tassinari, Rotaru, Tassinari, Chiarini, Chiarini, Tassinari, Rotaru, Folli, 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 Tassinari, Chiarini, Tassinari e Rotaru, scusate. Parata di Bonaccini che riesce con un riflesso a prendere la palla. Giacomo Boni, Giacomo Boni, Giacomo Boni, a cui viene fischiato sfondo. Dobbiamo buttare via queste occasioni. Palla per i nostri avversari. Rotaru. Rotaru per Folli. Rotaru. Tassinari. Rotaru. Tassinari. Partita molto bassa del punteggio. Giacomo. Cioè Folli. Tassinari. Rotaru. Chiarini si alza il tiro. Viene deviata la palla, 14-13, non possiamo perdere queste occasioni con un uomo in più, cioè li mandiamo al tiro senza un uomo che copra bene in difesa, non esiste in questo momento. Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, Giacomo, gol di ottimo servizio di Gennaro De Felice a Nicolò Dondi che trafficce martelli, 14 pari a metà del secondo tempo. Scende il numero 3 dal fiume, entra il numero 10 Panetti nella posizione di ala sinistra. Tassinari, Chiarini, Tassinari, Rotaru, Rotaru, ho toccata la palla da Gennaro De Felice. Tassinari, Rotaru, Rotaru per Folli, ottima parata di Bonaccini che questa volta riesce a stregare l'esperto giocatore romagnolo. Giacomo Boni, Filippo Barbieri, Gennaro De Felice, Filippo Barbieri, viene provato a servire Luca Bortolotti ma non si riesce. Giacomo Folli, scusate, fuori la palla di Folli e rimane palla rosso giallo blu. Giochiamo sul 14 pari a 13 minuti dalla fine. Gennaro De Felice, Nicolò Dondi, Gennaro De Felice, palla per Francesco Panettieri, Francesco Panettieri, Gennaro De Felice, Francesco Panettieri, Francesco Panettieri subentra, subisce fallo, palla rimane nelle mani dei colori giallo-blu. Gennaro De Felice, Francesco Panettieri, i nostri avversari intanto sono tornati in 6, Francesco Panettieri, Nicolò Dondi, Filippo Barbieri, Filippo Barbieri, viene fischiato fallo al numero 24 Bucchiris su Luca Bortolotti, ci può stare, viene sbilanciato il servizio Filippo Barbieri, era pensato bene. Francesco Panettieri, Gennaro De Felice, Filippo Barbieri, Gennaro De Felice, viene firmato Gennaro De Felice nel momento del tiro. Luca Bortolotti sulla palla, Filippo Barbieri, Francesco Panettieri, fermato di nuovo
ormai siamo in zona passiva, i nostri avversari ci stanno contenendo bene con la 6-0. Adesso il numero 7 la posta, esce su Francesco Panettieri, viene fermato il tiro di Gennaro De Felice, la palla di nuovo del Romagna, 14 pari, punteggio molto basso. Tassinari per Rotaru riesce a trovare l'incrocio e trafiggere Bonaccini. Gennaro De Felice, Gennaro entra, Iao Lari al posto di Bortolotti e Gennaro di Matteo al posto di Giacomo Boni. Abbiamo una squadra più di esperienza, vediamo un attimo, Panettieri per Filippo Barbieri, Gennaro De Felice, Filippo Barbieri, viene fermato da Martelli il tiro, Chiarini, parata di Bonaccini, ottima palla, Gennaro Di Matteo si fa stregare di nuovo da Martelli, non riusciamo mica, è la quinta occasione davanti al portiere che sprechiamo, 15-14, l'ottimo contropiede lanciato da Bonaccini non viene finalizzato. Rotaru, Tassinari, Chiarini, viene fermato da palla da Bonaccini. Rotaru rimane a terra, speriamo che non sia niente di grave, no, sembra che il ragazzo si riesca ad alzare meno. Vediamo un attimo, la palla rimane nelle mani del Romagna, entra Minoccheri al posto di Folli, palla nelle mani del Romagna. Tassinari, Chiarini, Rotaru, Chiarini, parata di Bonaccini, palla giallo-blu, palla per Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Panettieri riesce a trafiggere Martelli dopo aver eluso l'intervento di Chiarini. Ottimo, 15 pari a 10 minuti dalla fine della partita. Il punteggio rimane basso, i due portieri si stanno comportando bene. Molti errori al tiro, la partita è molto nervosa, tutti sentono l'importanza della posta in palio, i nostri tifosi continuano a sostenerci sempre in modo encomiabile. Ecco la parata di Bonaccini che riesce a toccare la palla di La Posta. E la mala rimane giallo-blu, abbiamo la possibilità di rimontaggio, è entrato Gigi Pieracci, abbiamo bisogno della sua esperienza per questi 10 minuti alla fine. Abbiamo sprecato da parte di Panettieri questo tiro, potevamo cercare di ragionare un po' di più. Tassinari, palla. Bonaccini ha lanciato, Gennaro Di Matteo si è fermato, non abbiamo capito bene quello che sia successo. Abbiamo fatto due errori, due palle sprecate che non si devono sprecare. Con due errori di velocità, cioè con la palla in mano l'abbiamo buttata via entrambe. Bisogna che cerchiamo di ragionare. Il fiato comincia a scarseggiare per tutti, bisogna ragionare, non precipitare. Il contropiede se siamo sicuri, errori Tassinari, palla nostra. Forse anche i nostri avversari fanno fatica, hanno paura di sbagliare, la posta in palio, ribadiamo, è altissima. Filippo Barbieri, Gigi Pieracci, viene ottimo Gigi Pieracci che costringe Chiarini al fallo, la palla rimane giallo-blu, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri, Francesco Panettieri, Niccolò Dondi, Francesco Panettieri. Gigi Pieracci per Elvis Iaolari, Gigi Pieracci, Filippo, un'altra palla persa, Chiarini per il numero 15, Rotaru per il numero Burkiris,
Tassinari. Il gol viene dato buono. Avevamo chiesto passi, ma no. Panettieri. Gigi Pieracci. Viene spinto da dietro. Ci potevano essere gli estremi anche per il 7. Palla per Elvis Iaollari. Filippo Barbieri. Panettieri, Filippo Barbieri. Gigi Pieracci. Filippo Barbieri per Panettieri, Gigi Pieracci prova a entrare, viene fermato, ottimo, palla rimane nostra, 7 minuti alla fine, Gigi Pieracci, viene servito Niccolò Dondi, Gigi Pieracci, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, gran gol di Panettieri che trafigge Martelli sulla sua sinistra, così senza paura, andiamo ragazzi. Siamo arrivati, l'azione è stata costruita bene, vediamo di difendere, Tassinari per il numero 5, scusate, per il numero 6, scusate, per il numero 24 Burkiris, Rotaru, Bonaccini tocca, purtroppo non riesce a deviare, Iaollari, 17 a 16, Panettieri, Dondi, Gigi Pieracci, Panettieri, Filippo Barbieri, prova un sottomano, ma era difficile far gol da lì. Palla per i nostri avversari, numero 24. Tassinari. Il numero 9, Andalo, riesce a trafiggere Bonaccini, meno 2. Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Panettieri, riesce a trafiggere, niente, bisogna che Panettieri è l'uomo nostro in questo momento, ottimo movimento e riesce a passare alla difesa avversaria. Tassinari con la palla, i nostri avversari rallentano. Burkiris, Rotaru, mister Tassinari chiama il tempo, vediamo un attimo quali sono le soluzioni adottate dai due tecnici di esperienza naturalmente, che sicuramente di battaglie sul campo ne avranno viste molte, comunque vediamo un attimo quello che si propongono i nostri avversari. Tassinari sta parlando con i suoi uomini, Sgarbi richiama tutti i giocatori a sé, c'è molta tensione, i volti dei ragazzi sono molto tesi, naturalmente noi dobbiamo sfruttare quelle che in questo momento sono secondo me le caratteristiche, quel quid in più che abbiamo di velocità da parte di Panettieri, che abbiamo visto nelle ultime tre azioni è riuscito, una gliela parata bene il portiere ma le altre due ha siglato, è riuscito con la velocità a fendere la difesa avversaria e quindi è questo quello che dobbiamo cercare di fare, continuare con la difesa. Siamo al 24 e 43, la tensione è palpabile anche sugli spalti, vediamo un attimo come appunto giocano i nostri avversari, la posta per il numero 10 Panetti che parte, Panetti Rotaru non è mai sceso, Tassinari giocatore di esperienza è comunque ha rifiatato, Rotaru per Tassinari, sbaglio di Tassinari e palla nostra, allora Panettieri per Gigi Pieracci, Filippo Barbieri, Panettieri per Niccolò Dondi, non riusciamo mica a fare gol all'ala, anche queste sono occasioni che non dobbiamo perdere. Tassinari per Burkiris, Rotaru, entra il numero 10, Panetti, sentiamo anche i tifosi dei Romagna che si fanno sentire, Tassinari per Burkiris, Rotaru per Minocheri,
Rotaru per Burkiris, viene chiamato 7, la palla del Romagna, Tassinari, palla numero 24, Burkiris per Rotaru, numero 10 per Tassinari sicuramente va al tiro, parata di Bonaccini, però viene fischiato di nuovo 9 per i giocatori avversari. Palla numero 10 del Romagna, Panetti per Tassinari viene fermato, entra il numero 8 Chiarini, è passivo, loro, i nostri avversari devono andare al tiro. Rotaru prova ad alzarsi, a tirare. Allora, palla per il numero 15 Burkiris, Rotaru deve tirare, viene fischiato, fallo a Rotaru di passi, palla per noi, mancano 3 minuti, Filippo Barbieri viene fermato da Minocheri in modo irregolare, vediamo la decisione dell'arbitro. Rigore, è rigore, vediamo chi si appresta a battere il rigore, vediamo un attimo, mi ha chiamato il tempo Gigi Pieracci, l'uomo di esperienza, a battere il rigore a 3 minuti dalla fine, 18-17 per gli ospiti. Gigi Pieracci contro Martello, vediamo. No. Non riusciamo ad andare, 3 rigori sbagliati, probabilmente è segnata. Tassinari, naturalmente i nostri avversari hanno tutto l'interesse a portare l'azione alla fine del passivo. Rotaru, Chiarini, Tassinari, Rotaru per la posta, parata di Bonaccini che riesce a ci portiamo con la posizione di attacco sul 17-18. Gigi Pieracci cerca di liberarsi del numero 17 avversario, ecco Francesco Panettieri, Gigi Pieracci, Filippo Barbieri, Gigi Pieracci, Francesco Panettieri, è entrato Stefano Roll, Francesco Panettieri, viene fischiato fallo Francesco Panettieri, 2 minuti dalla fine, palla per Martelli, naturalmente i nostri avversari andranno pianissimo a fare questo gioco. Ecco Rotaru per Tassinari, Chiarini, Rotaru, Chiarini, Burkiris, Tassinari va al tiro, Rotaru sbaglia, Rotaru viene fermato da Luigi Pieracci, manca un minuto e 20 secondi, Burkiris, Rotaru, Chiarini, Rotaru, Chiarini, Tassinari, fischiato fallo di 2 minuti a Elvis e a Ollari. Ci giochiamo l'ultimo minuto in un uomo in meno. La palla è per gli avversari. Palla per Rotta, per Burkiris, Tassinari. Manca un minuto. Chiarini, Tassinari. Viene fischiato, viene chiamato tempo. Mancano 53 secondi a un minuto, abbiamo un gol davanti. Vediamo un attimo come si svolge l'azione. Viene chiamato il tempo da parte di Tassinari per gestire l'azione fino al limite della partita. Andranno a tirare sul 29, andranno a tirare sulla fine della partita. Vediamo un attimo come viene gestita questo pallone. Stefano Rolli sulla palla. Rientrano in campo i nostri avversari. Vediamo un attimo. Thank you.
palla per il Romagna. Burkiris, Tassinari, Rottaro, Chiarini, Tassinari. Rotaru, purtroppo viene toccata la palla di piede. Chiarini, ha toccato di piede. Rotaru, Tassinari. Viene chiamato. 2 minuti e Gigi Pieracci, purtroppo. Tassinari. Tassinari. Folli. Il gol di Folli è quello che chiude la partita e anche probabilmente il campionato. Il Romagna vince 19-17 meritatamente per i nostri colori, una sconfitta che brucia purtroppo la sintesi di quello che è stato il nostro campionato. Praticamente la difesa è stata discreta, abbiamo preso solo 19 gol, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Purtroppo l'attacco non è stato all'altezza e non è stato mai all'altezza di questo campionato. Abbiamo avuto troppe occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Ringraziamo i nostri telespettatori, grazie a tutti. Per l'ultimo match ci troviamo a Carpi, a questo punto l'unico modo per poter per sperare di rimanere in Serie A è quello di vincere a Carpi, che sarà un'impresa decisamente complicata, e vedremo un attimo quello che succede. Grazie, arrivederci.